Buonasera, per gli approfondimenti di Arte 20 News, questa sera incontriamo Luca Boschi, pistoiese, disegnatore di fumetti e grande esperto del mondo della Disney. Luca, tu hai lavorato in questo periodo a una nuova edizione dell'Inferno di Topolino, con l'edizione della Panini. Ecco, ma nella fase originale un ruolo importante in questo disegno e questa avventura di Topolino ce l'ha avuto Guido Martina. Ma chi era Guido Martina? Guido Martina, che è probabilmente il decano degli sceneggiatori italiani, conosceva tutto il mondo Disney. Queste storie sono tra il 1949 e il 1950, quindi abbastanza lontane nel tempo. E all'epoca c'erano i grandi lungometraggi, per esempio quello che in Italia aveva fatto più scalpore, da noi è arrivato negli anni della guerra, però un po' surrettiziamente, poi è stato visto dopo, ovviamente è il Pinocchio, che aveva sollevato anche molte critiche, anche un pochino sciovinista, diciamolo così, perché molti italiani, intellettuali italiani, dicevano: beh, come si permette questo Walt Disney dall'America a dare una versione del burattino che in realtà sembra un pupazzo di pezza? Addirittura Attilio Mussino, che è uno dei disegnatori storici del Pinocchio, quello di cui si vede l'immagine su tutti i cartelli per andare al Parco di Collodi, per esempio, lui diceva: l'ha fatto diventare un pupazzo, non si vede il legno, è morbido, lo insultava proprio negli scritti perché lui aveva fatto la versione finale, no? Ma Guido Martina prende i personaggi di Pinocchio e li mette nell'inferno con dei ruoli precisi. Ovviamente c'è il grillo saggio, che poi è il nostro grillo parlante. Gli americani lo chiamano grillo saggio perché tutti gli animali parlano, quindi non sarebbe sufficientemente caratterizzante. Anzi, lo chiamano Jiminy Cricket, che tra l'altro è un'esclamazione, quasi un'imprecazione per gli americani. E ha chiaramente il ruolo di buona coscienza. Poi ci sono i ragazzini, che sono quelli del paese dei balocchi, quindi che si sono comportati male e si sono trasformati in asinelli, che compaiono in forma di asinelli, questa metamorfosi, non so, ovidiana, ma insomma un po' in negativo, dei ragazzini, anche all'interno delle classi disegnate da Angelo Bioletto nell'Inferno di Topolino, si trasformano poi in banchi, con i calci distruggono la scuola e poi arriva un diavolone terribile con le ali che si porta via tutte le macerie. Come fare per emendare questa situazione? Topolino chiama una presenza femminile in qualche modo salvifica, e nel testo originario lo sceneggiatore Guido Martino dice che questa presenza non può che essere la principessa Biancaneve. Infatti Topolino dice: ah, Biancaneve sei arrivata. Però c'è una cosa strana, perché nel disegno della vignetta il disegnatore sbaglia e non disegna Biancaneve, ma disegna, già che è nel settore, la fatina blu, the blue fairy, da noi la fatina o la bambina dai capelli turchini, no? Come è chiamata normalmente, qui in forma di fata, ma sembra una diva hollywoodiana, bionda, quasi, non so, una specie di... viene prima di Marilyn Monroe, ma siamo lì, come tipo di bellezza, non saprei dire. Sì, pensate a una diva del cinema di Hollywood degli anni 30, una parte di Richard Gable, Rita Hayworth, ecco, per esempio. Questa fatina che fa un'operazione per cui le anime o quello che sono dei ragazzini che si sono trasformati in banchi o in asinelli sono in qualche modo salvati e volano in cielo. È una cosa abbastanza azzardata. Questo accade nella prima stampa su Topolino nel 49. In seguito si rendono conto degli errori e tolgono il nome di Biancaneve e lo sostituiscono. La parola Biancaneve viene sostituita con Fatina Lieve. Vabbè, nell'edizione attuale comunque sono rimasti tutti i riferimenti antichi, cioè la versione commentata, come dire, critica, per cui si parla di Sisal, si parla di Bartali Coppi, di Totò e Macario in rivalità tra loro, dello sfollamento, di come sporco è il parco di Milano, suppongo il parco Sempione, dove Topolino e Pippo vanno in una zona che credo sia la città Dite o qualcosa del genere, che però la trovano sporca come il parco di Milano, vi rendete conto che c'è tutto. Oppure per esempio c'è nell'Inferno, dove ci sono gli avelli fiammeggianti, scaldati, dove c'è Farinata degli Uberti, che è Paperino, oppure Cavalcante Cavalcanti, che è Pietro Gamba di Legno. In questa zona succede che ci sono fiamme da tutte le parti. Chi è che si salva? Un fiammifero antropomorfo del Monopolio di Stato, perché non si accendono mai.
e si fa vedere, arriva questo fiammifero in automobile, prende il, non so chi se lo ricorda, il pacchetto che c'ha quella zona con la carta vetro, prova a frugarsi la testa e non succede niente. Quindi la satira sociale del tempo, abbastanza blanda, ma insomma niente, Guido Martina faceva anche questo. Luca, ma quando vedremo questi lavori? Saranno presto, tra la fine dell'estate e l'inverno, sicuramente saranno in distribuzione. Se ci fosse o ci fosse stato il salone dei comics di Lucca, sicuramente quella sarebbe stata fine ottobre, inizio novembre, la data precisa. Non si sa se ci sarà, insomma, però per Natale uno le strenne le potrà regalare. Sono due, uno bello tosto, piccolo però di formato, e un altro grande quasi come le tavole originali che sono state realizzate a suo tempo tra il 49 e il 50, quindi un bel porfolione commentato anche questo con cose inedite, e quasi sicuramente alcuni pazzi scatenati collezionisti prenderanno la doppia edizione, perché sarà un'edizione sinottica, tutta completamente ricolorata, riveduta, restaurata, eccetera, insomma, un'allegria. Evviva Dante, evviva Martina!